Chi ha altri 3 secondi a Moser. E dunque si parte per l'ultima cronometro, 45 o forse qualcosa di meno, da Cesano Maderno a Milano, questa è cronaca di ieri, con Francesco Moser staccato di 1 minuto e 48 da Saronni. I pronostici della vigilia sono orientati in questo senso. Francesco riuscirà a vincere la tappa, mentre Saronni riuscirà a conservare il vantaggio per vincere il giro. Arriva intanto Visentini, che compie una stupenda frazione a cronometro. Visentini ha ottenuto un'ottima prestazione nella seconda parte del giro. Significativamente, oggi si legge la sua dichiarazione: se il giro cominciasse oggi, forse potrei fare ancora qualcosa di più. In effetti è stato indubbiamente in crescendo il giro di Visentini. Già le notizie di metà percorso, ormai questa è cronaca recente, danno Saronni addirittura in vantaggio per 17 secondi su Moser. Quando Moser arriva già sa che ha perso il giro e ha perso anche la tappa, perché Saronni compie una grossissima impresa. I giornali di oggi titolano Saronni favoloso, grande impresa di Saronni, e non si può che sottolineare in questo modo l'impresa di questo corridore che non ha ancora 22 anni e significativamente soltanto 2 corridori prima di lui, Marchisio e Coppi, hanno vinto un Giro d'Italia a un'età più giovane dei 21 anni e mezzo di Giuseppe Saronni, che con questo successo, con questa tappa e con questo giro ha scoperto i suoi nuovi limiti, si è reso conto forse di essere ancora più forte di quanto credeva. Concludiamo appunto vedendo queste immagini dedicate al trionfo di Giuseppe Saronni, che ha vinto il 62esimo Giro d'Italia con un vantaggio di 2 minuti e 9 secondi su Moser, 5.13 su Johansson, 5.31 sul francese Laurent, 7.33 su Contini, 7.50 su Beccia, 11.27 su Bertoglio, 13.7 su Fuchs, 14.16 su Smuts, 16.11 su Visentini. Ecco l'arrivo di Giuseppe Saronni. È come se fosse un giro d'onore. All'Arena di Milano, traguardo storico, dove si concluse nel 1909 il primo Giro d'Italia. Allontana i tifosi, vuole rimandare il momento del trionfo, vuole essere professionista fino all'ultimo metro del suo vittorioso e stupendo Giro d'Italia. E allora lo vediamo attorniato e lo vediamo premiato e complimentato dal presidente della Federazione Ciclistica.